La Gazzetta dello Sport titola con dribbling Inter, con i nerazzurri che piombano su Gudmundsson scavalcando addirittura il Juventus. In taglio alto caso nazionale acerbi Juan Jesus con il difensore azzurro che ha lasciato il ritiro. Di spalla a Max, ai pochi top l'intervista a Fabio Capello che non ritiene la rosa bianconera all'altezza. È ancora apostrofo Milan, la FIGI ci chiede le carte sulla vendita. Il Corriere dello Sport apre con Juve spiata, spiegando, scoperti dossier illegali per colpire la società ovvero ci sarebbero state delle intrusioni illecite nei sistemi informativi e anche i conti di Andrea Agnelli sarebbero stati setacciati. In taglio alto, Inter, idea Raspadori. Zirkzee, inizia l'asta. Di spalla acerbi Ricchi alla stangata. Juan Jesus è duro, non negare apostrofo. In taglio basso, Totti Sok, Dybala? Gioca 15 partite all'anno apostrofo. E poi Lazio, la carica di Tudor, subito doppia seduta. Infine tutto sport che arcon Allegri, la Champions e poi vediamo punto 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 apostrofo con il club bianconero che ora ha paura del crollo. In taglio alto acerbi, di la verità e batti il razzismo. Di spalla Lazio, carica Tudor. In taglio basso Schurz, Toro, io spero di restare apostrofo. E a chiudere inchiesta Milan. Carte alla FIGC. Su Sport e Marca le interviste ai due talentini più splendenti del Barcellona e della nazionale spagnola. Sul primo Fermino Lopez, ci mancherà Xavi. Dall'altra parte Lamine Yamal, continuo a giocare con i miei amici nel barrio. Cancelo, non escludo un ritorno al Benfica. Ma voglio restare al Barça altri da 2 a 3 anni. Benfica? Non è escluso che possa giocare lì, lo vorrei davvero. Ma mi piacerebbe trascorrere altri 2 o 3 anni qui prima. Il terzino del Barcellona João Cancelo apre a un ritorno in patria in futuro per vestire la maglia della squadra in cui è cresciuto e lo dice chiaramente in un'intervista a RTP in cui parla anche del rapporto con Pep Guardiola, suo tecnico al City, e Roberto Martinez, CT del Portogallo. Sono felicissimo di essere al Barcellona, è il club in cui ho sempre desiderato giocare. Dopo il Benfica è il club che mi piaceva di più. L'ho detto anche a Pepe che sono dove ho sempre desiderato essere. Non solo Real, anche il PSG punta Mastantuono del River. Ma attenzione alla clausola. Non c'è solo il Real Madrid sulle tracce del giovane talento del River Plate Franco Mastantuono, fantasista classe 2007. Sulle sue tracce, come riporta Fomercato, si sta muovendo anche il Paris Saint-Germain che a gennaio ha già piazzato 2 colpi per il futuro come Lucas Beraldo e Gabriel Moscardo, quest'ultimo lasciato al Corinthians fino a fine stagione. Il club transalpino si sta infatti muovendo sul mercato sudamericano alla caccia di talenti per il futuro e l'argentino sarebbe fra questi anche se per portarlo via dal River servirà una super offerta. Sterling vuole conquistare il Chelsea. L'attaccante pronto a rifiutare l'Arabia Saudita. Lo riferisce l'Evening Standard spiegando che l'attaccante classe 94 non sembra essere stato toccato dalle critiche seguite alla sfida di FA Cup contro il Leicester in cui ha sbagliato un rigore e sprecato diverse occasioni da gol compresa una a pochi passi dalla porta e vuole provare a convincere i supporters londinesi delle sue qualità. Per questo in estate sarebbe pronto a snobbare l'interesse, con tanto di offerta milionaria, dei club arabi forte di altri 2 anni di contratto, da 300.000 sterline a settimana, che lo legano al Chelsea. Il Bayern è pronto a cedere Kimi in estate, 5 big in lizza, ma serve l'offerta giusta. Il Bayern Monaco è pronto a lasciar partire Joshua Kimmich in estate a fronte di un'offerta ritenuta adeguata. Lo riferisce Sky Deutschland spiegando che il duttile centrocampista da tempo è nel mirino di 3 big di Premier League come Arsenal, Liverpool e Manchester City, ma di fronte a un'apertura alla cessione potrebbero farsi avanti anche altri club di prima fascia in Europa. Si tratterebbe di Barcellona e Real Madrid in Spagna, che starebbero studiando un'offerta per il classe 95,
mentre non sembrano essere opzioni percorribili le piste che portano a Manchester United e Chelsea in Inghilterra o al Paris Saint-Germain in Francia. Manchester City, Bernardo Silva, sono sicuro che tornerò al Benfica ma non so quando. Manca molto al mio ritorno? Penso che le persone siano un po' stanche di questa domanda, ha esordito il giocatore. Sono sicuro che tornerò ma non so quando. È difficile cronometrare e dire se sarà tra due, tre o l'anno prossimo con Roger Schmidt, ride NDR. Ma l'ho detto più volte e penso che la gente si stanchi di sentirlo, senza dubbio tornare al Benfica è un obiettivo di carriera e di vita. Osasuna, blindato il promettente Ekejoyen, contratto biennale con opzione. L'Osasuna ha annunciato sui propri canali ufficiali di aver blindato uno dei giovani più interessanti emersi dal proprio settore giovanile. Si tratta di Mauro Ekejoyen, centrocampista classe 2005, che ha firmato un contratto fino al 2026 con il club che vanterà un'opzione per prolungarlo fino al 2028. La clausola di rescissione del calciatore è fissata in 5 milioni di euro, ma salirà a 12 milioni appena entrerà a far parte della prima squadra. Nottingham Forest penalizzato di 4 punti, la Premier non ha ricambiato la cooperazione. È ufficiale la decisione presa dalla Premier League nei confronti del Nottingham Forest, al quale è stata applicata in queste ore una penalizzazione di 4 punti in classifica che ha fatto precipitare la squadra all'ultimo posto nella graduatoria del massimo campionato inglese. Il motivo è il mancato rispetto dei regolamenti in materia di sostenibilità finanziaria. Messi salta la tournée americana con l'Argentina? L'indizio arriva dalla MLS. Problemi fisici per Leo Messi, che ha già saltato qualche partita con il suo Inter Miami e che sembra destinato a fare lo stesso anche con la nazionale dell'Argentina. Un forte indizio in questo senso arriva dall'elenco di calciatori impegnati nelle prossime due settimane della sosta con la selezione dell'Albiceleste. Alexander cercato dalla Lazio a gennaio, ha da poco rinnovato con il Fluminense. A gennaio si era interessata la Lazio, che però si è dovuta scontrare con la volontà del Fluminense di non privarsene prima dell'estate. Di recente si è aggiunto un altro potenziale ostacolo nella strada che potrebbe portare Alexander nella sponda biancoceleste della capitale. Da qualche giorno il centrocampista brasiliano ha infatti prolungato fino al 31 dicembre 2026 il suo contratto con il Fluminense. Classe 2002 di talento del Fluminense, capace di districarsi in più ruoli a centrocampo, nasce mediano ma può tranquillamente fare la mezzala o l'interno, e persino sulla fascia sinistra della difesa, in caso di necessità. United, Ten Hag, abbiamo mostrato resilienza e determinazione per battere il Liverpool. Dopo il successo contro il Liverpool in FA Cup, il tecnico del Manchester United Erik ten Hag ha commentato, ci sono partite in cui sono stato coinvolto in questo modo in precedenza, sì. Ma, ovviamente, quando si tratta del Manchester United contro il Liverpool, una delle migliori partite di calcio del mondo, succede questo. Penso che sia qualcosa di storico. Pensavo che i primi 35 minuti fossero i migliori che abbia mai visto dalla mia squadra in questa stagione. Abbiamo giocato così bene, in fase di possesso o meno. E poi gli ultimi 10 minuti.